Allora, amici del Draghistan, dunque sono andata sul sito dell'EMA, sulla sezione Eudravigilance, che è appunto quella sezione che si occupa di vigilanza, quindi sulla sorveglianza, che praticamente viene effettuata. Dopo la somministrazione di medicinali, in genere la sorveglianza, la farmacovigilanza viene attivata nel momento in cui un medicinale, una volta ottenuto un AIC, viene autorizzato a stare in commercio e quindi viene autorizzato insomma, per l'uso sulla popolazione. Allora, mi sono andata a vedere i dati che sono aggiornati a novembre. Sono dati aggiornati al 6 novembre 2021 che riguardano l'inoculo. Allora, come sapete, l'inoculo in realtà non è che ha ottenuto un'autorizzazione, un AIC, diciamo, normale, ma ha ottenuto un'autorizzazione condizionata, quindi un'autorizzazione ancora, diciamo, temporanea, dal momento che mancano ancora dei dati significativi perché la sperimentazione praticamente non è ancora finita, per cui sono dei dati. E poi bisogna ricordare un'altra cosa: che la sorveglianza su questi cosi qui è una sorveglianza solo passiva, dal momento che la sorveglianza attiva per qualche oscuro motivo non si fa, nonostante sia un medicinale che è stato autorizzato solo in via temporanea. Ok, quindi dovrebbe essere ancora più sorvegliato degli altri. Comunque, stando al 6 novembre 2021, allora tutti i tipi di inoculi sono elencati, quelli RNA messaggero, hanno portato in 27 stati, quindi non in tutta Europa, solo negli stati appartenenti all'Unione Europea, hanno portato 29.934 morti, ripeto, dati di sorveglianza passiva, e 2.804.920 eventi avversi, quindi persone che hanno subito dei danni dopo l'inoculazione. Quindi questi sono dati molto sottostimati, in quanto essendo una sorveglianza solo passiva, quindi l'evento è segnalato praticamente dalle persone e non dai medici, perché i medici in teoria dopo questa somministrazione dovrebbero seguire il paziente, dovrebbero monitorarlo, dovrebbero quindi segnalare qualsiasi sintomo, qualsiasi evento diciamo strano, cosa che non stanno facendo. Per cui già questi sono gli eventi solo segnalati dalle persone. Come sapete, gli eventi segnalati dalle persone sono pochissimi, perché comunque molta gente non sa neanche come si fa la segnalazione, molta gente poi magari è presa dal panico, dai sintomi, non se ne frega niente di fare le segnalazioni, per cui questi sono eventi, sono numeri molto molto sottostimati. Però nonostante questo, sono venuti fuori questi numeri che già non sono proprio da niente, ecco, non è che abbiamo avuto 20 persone con l'evento avverso oppure 20 morti, che comunque anche 20 morti, insomma, non è che uno deve morire. Comunque, quindi loro sulla base di questi dati poco confortanti, ovviamente ci stanno dicendo che stanno martellando a tutto spiano sull'obbligo. Vogliono inoculare i bambini in Draghistan, che comunque non prendono niente. Come abbiamo visto, i bambini ormai sappiamo bene la malattia come se la fanno. E loro, nonostante questi numeri, il numero di miocarditi è aumentato tantissimo, il numero di morti improvvisi per malori improvvisi tra persone giovani è aumentato tantissimo. Per loro però è una cosa normale, da quello che vedo. Quindi, nonostante questo numero, poi se voi sapete che in Italia ci fu una sentenza qualche anno fa dove si diceva che un obbligo si può eventualmente si può pensare di instaurarlo solo se
i danni provocati da questo medicinale sono reversibili, sono temporanei e sono pochi numericamente. Qua invece parliamo di danni che sono parecchi già solo con la sorveglianza passiva. Parliamo di danni che non sono reversibili, perché se muori non è reversibile la cosa. E parliamo di danni come per esempio la miocardite, le aritmie. Io conosco persone che hanno anche avuto malattie autoimmuni, stranamente i medici hanno attribuito la causa al diroculo. Quindi non sono cose, diciamo, da niente. Non è che ti viene un mal di testa oppure ti viene. Non lo so, i decimi di febbre ti passano perché qua va bene, non... ma stiamo parlando di eventi avversi molto pericolosi e spesso irreversibili. Quindi loro sulla base di questi numeri, sulla base di questi dati e di questi eventi, vorrebbero imporre questo inoculo a tutti. Quando poi hai saputo che questo inoculo comunque non arresta i contagi, non ferma i contagi. Quindi qua dopo 2 anni in Draghi stanno, dopo che praticamente hanno inoculato pure le formiche, stanno sempre, stanno di nuovo a parlare di zone colorate, di museruole ancora più, diciamo, proprio coprenti, diciamo così. Stanno a parlare di nuovo di didattica a distanza, stanno di nuovo a parlare di... hanno chiuso, non so, gli stadi, le discoteche, stanno ancora a parlare di questo, nonostante questa inoculazione massiva. Quindi adesso non mi viene da dire che quei pochi, quei non lo so quanto saranno quelli non inoculati, però secondo quello che raccontano loro sono una minoranza, sono 4 gatti, quindi non mi viene da dire che per 4 gatti tutta una popolazione immunizzata deve stare agli arresti domiciliari. Questa è una cosa che ormai non regge più. Perché se anche mi venissero a parlare di pressione sulle terapie intensive, se le terapie intensive hanno retto nel 2020, dove il 100% della popolazione non era inoculata, non vedo perché dovrebbero reggere adesso, quando 4 gatti sono non inoculati. Ammesso che i 4 gatti ci vadano tutti, perché poi di questi 4 gatti, come sappiamo, questi cosiddetti 4 gatti, se loro ricevono cure tempestive immediate, con i medicinali giusti e no con la tachipirina, in terapia intensiva non ci vanno. Assolutamente non ci vanno. Per cui mi dovete spiegare come mai adesso, all'inizio del 2022, stanno a fare gli stessi discorsi del 2021 e del 2020 a questo punto. Quindi praticamente mi stai dicendo che non è cambiato niente. I numeri della farmacovigilanza sono questi, passiva, ripeto, passiva, quindi molto sottostimata. E quindi mi dovete dire... se questa è una cosa normale. A voi la scelta.